Buongiorno a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela, oggi con un nuovo video in cui vi mostrerò quello che ho intenzione di fare questo mese. Sono andato un po' a rilento, come sicuramente molti di voi sapranno, per il problema che ho avuto alla spalla. Praticamente mi si era completamente bloccata. Grazie a tre infiltrazioni finalmente riesco a muoverla. E quindi vediamo un po' che cosa è dovrò fare in questo mese di febbraio. Innanzitutto, come vi avevo già preannunciato, mi avevano regalato queste stelle di Natale che praticamente dovevano buttare. Adesso io non solo farò la sistemazione di queste piante facendo appunto potandole, ma di alcuni rami, se sono in condizioni buone, proverò a fare le tarè. Fatto questo, darò un po' una sistemata all'interno delle serre, perché ovviamente, come poi vi farò vedere, l'erba la sta facendo da padrona. Oltre alle piante, sto coltivando anche l'erba, e nel senso metaforico, ovviamente. E come vedete, anche i gerani vanno sistemati, le erbacce stanno crescendo assieme alle piante stesse. Vi ricordate, questi sono i gerani che avevo trovato per tutto l'inverno. Hanno continuato a fare i fiori. Adesso un po' li sistemo, magari do una piccola concimazione, ma li terrò comunque all'interno della serra stessa. Dopodiché vi farò vedere un po' come sono combinate le piante che si trovano all'interno della serra, compresi gli agrumi. Per quanto invece riguarda l'esterno, quello che bisogna fare nel mese di febbraio sostanzialmente sono comunque pochissime cose. Allora, per quanto riguarda il terreno, occorre la concimazione. E la concimazione che può essere fatta secondo come preferite, sia organica che la concimazione chimica. Ma preferisco sempre usare un concime naturale, perché riesce ad essere di facile assimilazione per la pianta stessa e soprattutto, diciamo, diamo una mano all'ambiente. Fatto questo, già le piante, premetto che sono state potate, quindi avevano poco da fare, per fortuna. E quindi ho tagliato quei rami che erano un po' superflui. Quindi, diciamo, sotto questo aspetto già mi trovo a buon punto. Fatto questo, quindi mi toccherà fare il trattamento di fine inverno. Il trattamento di fine inverno va fatto con un prodotto comunque a base rameico. Questo perché? Per proteggere le piante visto che durante l'inverno c'è molta umidità, magari più piogge, è facile che la corteccia stessa delle piante possa essere, se c'è magari una piccola ferita, possa essere attaccata da malattie fungine. Quindi questo serve proprio per proteggerle. Quindi, una volta che io avrò fatto questo trattamento, che farò sia agli ulivi che alle piante in generale di frutto, metterò il concime e sostanzialmente i lavori di febbraio si possono considerare ultimati. Per quanto invece riguarda il giardino, vi consiglio di eseguire la potatura delle rose. Magari per il trattamento possiamo parlarne anche il mese prossimo. Quello che conta è che noi andiamo a fare comunque la potatura e la sistemazione generalizzata un po' di tutto il nostro giardino. Adesso vi mostrerò quello che farò con la stella di Natale, quello che farò con i gerani e alla fine vi farò vedere l'interno delle mie serre e come sono un po' combinate. A questo punto io vi saluto, vi invito a mettere mi piace, a condividere i video con i vostri amici. Se avete qualche problema con le vostre piante, potete tranquillamente contattarmi o nell'email che trovate in descrizione oppure anche su Facebook, e magari mandandovi, come spesso vi dico, delle foto, perché solamente io, avendo le foto, posso darvi il mio aiuto. Quindi vi rimando ai prossimi video, al procinto
dell'avvicinarsi della primavera, per fortuna, e ci vediamo presto. Un saluto da Arti Allegra.